Lo sport ricorda Domenico Ciaglia. In onore dello storico presidente della Banca di Credito Cooperativo di Prato La Peligna, scomparso nel dicembre 2014, a Pratola è stato organizzato un torneo di calcio giovanile svoltosi allo Stadio Ezio Ricci. La seconda edizione del Memorial Domenico Ciaglia, inserita nel programma dei festeggiamenti della Santissima Trinità, si è svolta ieri dopo essere stata rimandata nei giorni scorsi per il maltempo. A scendere in campo i piccoli amici nati nel 2007 e 2008, quattro le squadre che hanno partecipato: il Pratola 1910, l'Olimpia Cedas Sulmona, la Sulmonese e l'ex Real Sulmona. A curare l'organizzazione l'Unione Sportiva Dilettantistica Pratola 1910 ed il Comitato Festeggiamenti della Santissima Trinità. Il secondo memorial del professor Domenico Ciaglia, a cui la comunità pratolana è grata, una persona straordinaria, una persona che ha dato molto per questa città, Pratola quindi, e non potevamo fare altro che onorare nel miglior dei modi il nostro caro amico Domenico Ciaglia. Una persona di alti valori, un grande uomo che ha fatto tanto per il nostro paese Pratola, ed oggi siamo qui tutti per ringraziarlo di quanto ha fatto. Un pensiero va alla famiglia e a tutti coloro che sono intervenuti. In rappresentanza della BCC presenti tra gli altri il presidente Maria Assunta Rossi e il direttore Silvio Lancione. A premiare la squadra vincitrice del Pratola 1910 e le altre è stata Caterina Ciaglia, figlia del compianto Domenico. Volevo ringraziare tutti quanti, soprattutto il Comitato della Santissima Trinità, di cui mio padre era presidente onorario. Siamo veramente contenti di questa manifestazione che per il secondo anno ha onorato la memoria di mio padre. Scusa!